Poltergeist, successo di botteghino mondiale, ha guadagnato oltre 76 milioni di dollari negli Stati Uniti, diventando l'ottava distribuzione di sempre il film horror dal più elevato guadagno del 1982. L'ispirazione per il film viene direttamente dal regista Toby Hooper, che sostiene di aver avuto esperienze con dei poltergeist quando era giovane. Durante la sua adolescenza Hooper perse il padre e dopo la sua morte aveva la sensazione di sentire porte che si spalancavano, piatti che volavano per la casa ed altri bizzarri avvenimenti. Il regista commentò che questi fatti sono stati la sua ispirazione per il film. Oltre ad essere una pellicola conosciuta per la maledizione di Poltergeist, diversi membri del cast morirono in circostanze inquietanti. Il film è un vero e proprio cult intramontabile per gli amanti del genere. Nella tranquilla cittadina californiana di Cuesta Verde vivono i Freelings, una famiglia composta da Steve e Diane, con i loro tre figli, Dana, Robbie e la piccola Carol Hen. La loro quieta esistenza viene turbata una notte quando Carol Hen viene sorpresa a parlare da sola, rivolta allo schermo del televisore, e poco dopo annuncia ai genitori: «Sono arrivati!». Da quel momento fenomeni di natura soprannaturale iniziano a manifestarsi nella loro casa. La regia di Tobe Hooper per Poltergeist è totalmente diversa dai precedenti lavori. Non aprite quella porta alle notti di Salem in primis. Creando uno stile più fumettoso, dinamico, ma comunque inquietante, stile che riutilizzerà nel 1986, stravolgendo le fondamenta di Non aprite quella porta, parte 2. L'utilizzo della macchina da presa all'interno della pellicola è paragonabile alla soggettiva di un personaggio, una presenza muta, se vogliamo rimanere in tema paranormale, che segue le vicende della famiglia Freelings dal tranquillo inizio fino allo sconvolgente frenetico finale del film. Altro merito in unione allo stile registico va attribuito alla fotografia di Matthew F. Leonetti, che utilizza escamotage di luci e ombre per sottolineare il poltergeist all'interno del film. Uso massiccio viene fatto dei toni freddi e del blu, colore primario che nell'immaginario collettivo viene attribuito appunto ai fantasmi, rendendo così la pellicola ugualmente luminosa. Per un horror è molto raro, ma comunque d'effetto. La sceneggiatura di Steven Spielberg, qui anche produttore insieme a quel Frank Marshall di Hook e i Goonies, Michael Grace e Mark Victor, porta l'orrore ad un livello superiore. Le scene inquietanti all'interno della pellicola sono presenti e di sicuro all'epoca hanno spaventato più di uno spettatore. Alcune funzionano e inquietano ancora adesso. Ma l'introduzione di tematiche horror adatte ad ogni tipo di spettatore portano Poltergeist ad essere il primo horror per famiglie, se così si può definire. La recitazione degli attori è molto buona, anche se il perno di tutta la vicenda è la piccola Carol Hen, interpretata dalla prematuramente scomparsa Heather O'Rourke, che riesce con la sua presenza fisica e non a portare lo spettatore nell'altra dimensione e a farne ritorno. Gli effetti speciali della ILM, Industrial Light and Magic, erano all'avanguardia al tempo e funzionano anche adesso, rendendo credibile l'incredibile. Anche a distanza di anni, non è come successo con il remake un po' troppo zeppo di effetti speciali. Menzione speciale, se così si può definire, va fatta alle musiche di Gary Goldsmith e al montaggio di Michael Kahn e Steven Spielberg, anche se non accreditato, ma lo stile si vede, che rendono dinamico e inquietante un piccolo gioiellino d'avanguardia del cinema degli anni Ottanta. Poltergeist, anche se può risultare un film ormai datato, intrattiene e stupisce ancora oggi a distanza di anni. Una pellicola cult da vedere e rivedere, adatta, anche se con le dovute precauzioni, a tutta la famiglia. Allora, il film, come tutti sappiamo, è un film del 1982 con la durata di 114 minuti, con la regia di Tobe Hooper, è scritto il soggetto di Steven Spielberg. Allora, il film è molto bello in se stesso, c'è stato ancora remake. Allora, la famiglia Freeling va ad abitare a questa verde. La famiglia Freeling è composta dalla ragazzina, la bambina Caroline, dal padre Steven, dalla madre Diana e dall'altra figlia Dana e dal fratello Robbie. Questi vanno ad abitare in una grande casa. E intanto iniziano a succedere delle piccole cose in questa casa, delle piccole cose che neanche ci fanno caso. La prima che se ne accorge è la madre Diane, che vede all'improvviso in cucina, vede le forchette che si
si schiacciano da sole, si deformano da sole. E mentre spegne la TV, cambia stanza per spegne la TV, vede tutte le sedie messe una sopra l'altro. E questa fa un po' spaventare Diane. E poi Diane sta aspettando che viene il marito, Steven, e fagli vedere una cosa. Infatti Diane mette Caroline seduta in cucina per terra, all'improvviso sembra che qualcuno la spinga e si muove da sola. E queste piccole cose non fanno niente di che. All'improvviso però il fratello Robby, che dorme in camera con la sorella Caroline, ha vicino un albero. E questo albero gli fa tanta paura. Però il marito Steven, il padre Steven, gli dice che non fa nulla, è un vecchio albero, che quell'albero è un custode che guarderà la famiglia. Un giorno c'è un grande temporale in quella casa e Steven e Caroline si spaventano. E viene, giustamente, Caroline e Robby si spaventano, scusate, e viene Steven e gli dice a Robby di contare sempre finché il maltempo sparisce. Il bambino conta, all'improvviso sembrano che i lampi spariscono, l'albero sparisce, all'improvviso l'albero si muove e prende e rapisce Robby. Mentre giustamente i genitori Steven e Diane cercano di liberare Robby dall'albero, e i fantasmi rapiscono Caroline all'improvviso entrano in casa e non la trovano più. E mentre girano per casa, si era nascosta, la madre la sente parlare, che chiama parlare tramite un televisione, e fanno di tutto e chiamano una dottoressa. E chiamano una dottoressa che viene con due reporter, con Ryan e Martin. E questi approvano che veramente c'è qualcosa di soprannaturale in quella casa, perché vedono delle cose spostarsi da sole e poi mettono una telecamera e vedono un fascio di luce che passa nelle scale e poi scompare. E all'improvviso dal tetto cadono delle specie degli oggetti antichi, come un orologio antico, un bracciale antico, e qua questi si domandano il perché. All'improvviso alla dottoressa gli viene l'idea di chiamare una grandissima medium, Tangina. Questa Tangina sembra una donna molto bizzarra, perché è bassissima, però è, infatti Steven la prende in giro. E Tangina legge nella mente, capisce che Steven non ci la prende in giro. Comunque Tangina capisce come riprendere Caroline. Infatti Caroline in pratica era stata portata in un'altra dimensione dai fantasmi, e Tangina voleva entrare lei in questa specie di dimensione, ma non, la madre non gliel'ha permesso, ed è entrato Diane per prendere la bambina. Prende la bambina e Tangina è contenta. Dopodiché però Steven vuole sapere il perché questi fantasmi c'erano in quella casa, e si fa un giro con il suo, diciamo, capo, e racconta che quella casa, tutte quelle case che c'erano a questa verde, erano state costruite sopra un cimitero. E lui rimane a bocca aperta, giustamente, Steven, come costruire il cimitero? Sì, però gli dice lui, non ti preoccupare Steven, perché noi abbiamo fatto rimuovere solo le lapidi, però le bare le abbiamo lasciate lì sotto. Infatti per questo i fantasmi avevano infestato tutto il quartiere di questa verde, perché giustamente i parenti dei poveri defunti non potevano andare a piangere da nessuno, perché avevano spostato solo le lapidi, però avevano lasciato i corpi e le bare lì a questa verde. Mentre Steven e il loro capo stavano litigando, tutti i membri della famiglia se ne stavano quasi andando, ma i fantasmi iniziano a fare l'ultimo attacco. Attaccano prima Diane, che la sbattono nel muro,
e poi tentano di nuovo di rapire Carolyn. E poi nel secondo episodio, che lo racconteremo dopo, vi spiegheremo perché ce l'hanno con Carolyn. Cercano di catturare di nuovo Carolyn, ma Diane stavolta fa di tutto e scappano di casa. All'improvviso la casa diventa microscopica, scompare, e un raggio molto cattivo uccide il capo di Steven. La famiglia scappa. Allorché l'uomo ebbe origine, ed il primo di questi riparti ebbero origine, quelle creature che siamo soliti chiamare fantasmi dal greco faino, ossia mi paleso, mi rendo visibile. Il fantasma si distingue poi dal poltergeist, che non si lega tanto alle persone quanto alle abitazioni. Ne diventa parte, le avvolge e le protegge a suo modo, le custodisce, le regge e le governa. Ne diventa schiavo, non volendone essere affrancato. Le sorveglia, costringendo chi va là ad abitare alla morte, al delirio, alla follia. E dopo l'anticlimax lo rende partecipe di una sorta di catarsi antitetica, di una metempsicosi inarrestabile. Chi ne entra a contatto ne viene come ipnotizzato, inglobato in un mondo psicofantastico che esplora il soprannaturale, oltrepassa l'umana comprensione. Un piccolo tenero angelo biondo ci guida verso la piena ed intellegibile esperienza che stringa a sé questa allegra e ilare famigliola, che a nulla guagnava fuorché ad una stupida e comunissima vita in un villino, ad un'esistenza condotta nel crescere e soddisfare le volontà della loro primogenie. Il regista del classico Non aprite quella porta ha diretto il capolavoro Poltergeist, Demoniache presenze. Questo è un film che ci tiene col fiato sospeso dall'inizio alla fine, un film agghiacciante per le scene che si ritengono soprannaturali. La colonna sonora di Gary Goldsmith è da brivido vero. È proprio un finale che ci tiene incollati alla poltrona, un vero e proprio cult dell'horror anni 80. L'oscuro signore vi terrà ancora compagnia, soprattutto nei vostri peggiori incubi. E attenzione, fantasmi, presenze demoniache potrebbero aver invaso la vostra casa da secoli. Di notte, tenete gli occhi ben aperti. Firmato da Toby Hooper, film Poltergeist, Demoniache presenze, che porta indiscutibilmente il marchio di Steven Spielberg, sceneggiatore e co-produttore, provoca sussulti, pugni allo stomaco, da mettere davvero a dura prova i nervi degli spettatori. Il tutto in un crescendo che a volte, invece di terrore, produce qualche momento di hilarità. Ma il lato negativo di questo film è nell'ambiguità con cui il regista porge i fatti e le soluzioni che egli stessi suggerisce. Il cercare di spiegare attraverso la superstizione, la negazione dei valori cristiani, la maledizione che incombe sulla casa, il modo estremamente grossolano con cui il male viene affrontato, rendono ambiguo il tema e superficiali personaggi che non presentano
alcuno spessore psicologico e restano in balia di una regia un po' approssimativa.